O sei straordinario o non lavori. Se non c'è più spazio per i mediocri, non c'è più spazio per il buono. Ma io sono stato un buon marito, mi ha messo le corna. Sei stato straordinario? No, ero buono. Ecco perché. Ti devi svegliare ogni giorno e dire: devo essere straordinario amico, straordinario fratello, straordinaria sorella, straordinaria moglie, straordinario compagno, straordinario datore di lavoro, straordinario leader. Non mi metto sopra loro, andate, camminate, portatemi, mi metto davanti, guardate, apro la porta, seguitemi. Così si fa. E quello è un lavoro straordinario che stiamo facendo ogni giorno, perché loro sono straordinari. La squadra, sono una squadra di chirurghi, protesisti, Inga, Iana, ma tante altre persone che non conoscete, che sono dietro le quinte, che sono straordinarie. E succede una cosa straordinaria quando tu metti a lavorare tante persone che sono fuori classe tra di loro, che non gli è mai capitato di lavorare con persone fuori classe e gli piace. Se invece inizi a lavorare, che tu sei un bravo giocatore di calcio, ma c'hai tutta gente che non ha voglia, alla fine dice: ma andatevene, ascolta, io cambio squadra. E questo attira cosa? A sua volta gli altri cervelli che vogliono lavorare con noi. Tutti vorrebbero lavorare qua e creiamo un ambiente di lavoro straordinario, stile Google, dove non è che io vengo e controllo se tutti responsabilizzati, dove tutti sanno che c'hanno il riflettore, i videomaker che stanno facendo i video, che stanno facendo le foto. Ogni singolo caso, ognuno di voi è stato fotografato. Perché? Perché su ognuno di voi ci deve essere acceso il faro. Siete come tante piccole star che dobbiamo seguire. E quando tu segui fotograficamente i casi, impara la squadra, imparano e migliorano i tecnici, migliora il chirurgo e soprattutto abbiamo cose da pubblicare, sia per il marketing che per i dottori, che per i corsi, che ci facciamo vedere a livello globale, come vi ho fatto vedere lì per esempio un gruppo Damaged Goods, e lì iniziamo a attirare le persone che vengono qua a fare i corsi. Vengono le persone che riconoscono quanto siamo bravi. Ci mandano a me personalmente mi arrivano richieste da persone che sono veramente influenti a livello mondiale. Una è arrivata l'altro giorno, Marco Esposito, lui che manda la richiesta a me, cioè io lo studiavo quando ero studente. Lui è stato uno dei revisori più famosi che c'è, ma non in Italia, al mondo. Marco Esposito, lui non opera più come dentista, lui prende le bibliografie, tutti gli studi fatti, li mette tutti insieme e tira un'analisi retrospettiva da lì a 30 anni, da lì a 20 anni. Uno scienziato, questo revisore di quelli che sono i risultati ottenuti. Lui che manda a me la richiesta amicizia, perché ha visto delle ricerche che stiamo facendo. Abbiamo pubblicato dei casi dove era in Soce. Lui anche ha studiato a Göteborg, Pavia. Andatevelo a vedere questo, Marco Esposito. Se voi andate, lo faccio vedere qua, PubMed. PubMed è praticamente il sito, quando noi dobbiamo adottare dei protocolli nuovi, andiamo a vedere su PubMed qual è lo storico. Si usa questo materiale, ci fanno qualcosa che ci hanno fatto, funziona. Solo sugli impianti dentali 237 pubblicazioni ha fatto. Ok. Lui è un ricercatore, si potrebbe dire, una maniaca, un revisore del Vangelo. Quelli sono i protocolli che vanno usati. Per quale motivo? Perché pubblichiamo su internet i casi, li diffondiamo. Pubblicato da poco, ma questo già è uno nostro. L'altro era questo. Ottimi lavori, complimenti. Ci fanno i complimenti qua. In questo
caso facciamo vedere un nuovo protocollo che ci abbiamo messo praticamente tutti questi anni per sviluppare questo. Questo è il nuovo accoppiamento che abbiamo fatto, titanio, pecton, disegnato tutto in 3D, queste forme sono tutte fatte col computer, rivestimento poi prima in ceramica e poi in composito, titanio, pecton, ceramica, questa stiamo mettendo qua, il composito che stava qua fuori, questo rosa, e sopra lo zirconio, 5 materiali accoppiati per arrivare a questo risultato. L'hanno visto e hanno detto che cavolo sta succedendo in Moldavia. Che stanno facendo? Si stanno sbizzarrendo troppo, che sono queste cose qua. Perché non è lo standard questo. Vediamo qua. Questo gli abbiamo caricato il progetto di questo lavoro. Come l'abbiamo progettato? Questi erano i gusci di zirconio e questo è il livello di struttura come l'abbiamo progettato con protocollo di telemedicina. Questo. Hanno paura. Perché stiamo andando molto avanti, stiamo andando. Perché stanno convogliando qua i ricercatori. Stanno convogliando e stiamo facendo in un paese detassato, defiscalizzato, cose che altrove non potremmo fare. Ok, cosa è così, lì costa troppo farla, non la fai. Fai cose semplificate. Cose semplificate, te le faccio vedere qua, basta sfogliare le fotografie. Allora. Ecco qua. C'è un filo metallico. Perché? Perché il resto è plastica. Ed è radiotrasparente la plastica. Bei denti di plastica. Struttura interna metallica. Andiamo sotto e vediamo altri. Questi sono i nostri. Questo è un altro nostro. Barra, quattro impianti davanti e sopra la dentiera attaccata. Questa è una dentiera a casa mia, non è una soluzione moderna. Ok. Ed eccola qua, la dentiera in posizione. Questi. Denti metallo ceramica, avvitati o incollati. Questi sono i fuoripassanti dei pilastri standard, denti incollati. Si vede anche qua. Non ci sono, mancano i fori qua di passaggio delle viti. Il paziente è curato sotto o solo sopra? È corretto? A metà, perché poteva pagare quello. Il low treatment non è vietato. Voglio curarmi solo metà bocca, ok, lo facciamo. Mastichi? No, perché metti tutti questi impianti se sotto non. Sono casi fatti a metà questi. Questa è una protesi di plastica, quella che vi facevo vedere prima. Questa è plastica. Prova a spegnere queste luci. Vediamo, vi faccio vedere proprio la. Si vede in trasparenza qua la barra a filo unico, eccola qua, che viene elettrosaldata a un cilindretto che poi si avvita sull'impianto. Questo è paleolitico per noi. È paleolitico. Se io lo faccio vedere loro qua di fianco, dico, ma che è sta roba? L'estetica che manca, uno alto, uno corto,
Questi che denti sono in? Plastica. No, questi sono avvitati, vedi che qua c'è i fuori passanti, però è plastica. Questo non c'entra niente con linea superior. Superior stiamo parlando di 5 materiali differenti, tutti avvitati, con titanio, con zirconio sopra. Ma costa troppo. Cosa ho trovato a 200 euro in meno? Sì, ma quelli sono plastica. È una qualità diversa. E stiamo parlando di cose che se non ci perdo tempo a spiegartele, non capisci queste differenze. Questa è plastica, una ciabatta di plastica, un monoblocco di plastica che ti è stato avvitato sopra gli impianti. Quattro impianti sotto. Non ce ne stavano qua altri due? Uno, due, tre, quattro. Perché devo fare cose semplificate quando la natura è più complessa. Noi quante radici abbiamo? 28, 32 con i denti a giudizio. Noi dobbiamo emulare la natura. In natura non c'hai quattro, è il dentone unico. Noi dobbiamo già con materiali artificiali andare a simulare cose molto complesse. Andiamo ancora. Questo c'ha la barra interna. Ok. No, non è sempre cromo cobalto, questo avvitata, fatto bene, e questa c'ha praticamente viene messa in un bagno, gli elettroni che vanno a depositarsi condizionano il colore, è un po' come viene fatto tipo l'ottone, si mette in un bagno con una corrente elettrica e diventa di quel colore là. Problema è che fuori c'ha il PMMA, PVC. Noi lo usiamo massimo 6 mesi come provvisorio, qua è stato dato come definitivo, questo si consuma, non puoi magari far spendere tanti soldi e poi mettere in bocca delle cose delay del pagamento. Vai, facciamo un altro lavoro più resistente, quant'è? Faccio il preventivo. Il preventivo iniziale era più basso, quello è uno degli scopi, uno degli stratagemmi. C'è un video proprio che ho fatto, io so tante cose, perché so tante cose? Perché quando ero a Roma, viaggiavo e stavo facendo, vedete tutte queste playlist qua, no? Questo è Rident, quanti di voi conoscono Rident? Rident è un grosso policlinico, a Croazia stanno loro, no? Io giravo quegli anni,